Bravo amore mio, che stai facendo i compitini, così ci portiamo avanti. Perché ormai non mancano più tanti giorni, eh? Tra poco si torna a scuola, vero? Ormai 3. No, un pochino di più. A 2. Un pochino di più. Ne mancano 5 ancora, perché oggi è il 4. È il giorno del mio anniversario di matrimonio. Allora, cosa stai facendo? Adesso devo fare questo, finita. Brava, hai ricopiato? Sì. Ok, benissimo. Quindi adesso devi fare questo esercizio che adesso la mamma ti spiega. Poi aspettiamo che arriva il corriere e ci porta il regalo per papà. 2 hours later. Bimbe? Vane? Dove siete? Bambine? Dove siete? Ragazzi, mi sono appena accorta che la mia macchina è dietro quella di papà. E adesso come facciamo ad uscire? No, non ci posso credere. Lo so, tu sposti la macchina. Ma cosa sposto? Oltretutto questa macchina al cambio automatico io non sono capace ad usare. Ma non ce la farò mai, ma stai scherzando? No, non ci posso credere. E allora niente, vabbè, adesso sentirò papà. Più che altro era perché la pasticceria chiude. Perché stiamo andando in pasticceria? Che giorno è oggi? Che giorno è oggi? È l'anniversario di? Del nostro matrimonio. Quindi stasera festeggiamo. Deve anche arrivare un regalino tra poco che ho preso ieri online. E tra poco mi arriva, ok? Adesso qual cerchiamo. Il tuo onomastico. Il tuo onomastico è il 15 aprile, il giorno del compleanno di papà. Tanti, 4 mesi, 3 mesi. No, giorni. 90, anche qualcosina in più. Adesso cerchiamo di capire come fare per uscire dal cortile. Niente, papà non mi risponde, quindi siamo bloccate in cortile. Rientriamo a casa e aspettiamo che arrivi il regalo di papà e oggi pomeriggio usciamo, va bene? Ciao ragazzi, volevo fare una sorpresa a mio marito perché oggi è il nostro anniversario di matrimonio, ma la sorpresa me l'ha fatta lui. Mi ha bloccata in casa mettendo la sua macchina davanti alla mia e non so innanzitutto se ci sono le chiavi e seconda cosa ha tutti i comandi sul volante. Io questa macchina non la conosco, quindi non oso nemmeno mettermi alla guida. Aspetterò che rientri a casa per farmela spostare e poi andiamo a fare quelle commissioni che dovevamo fare. Allora bimba, intanto buon appetito. Poi è arrivato papà, quindi mi sono fatta spostare la macchina. Speriamo che vada a lavorare, perché se arriva il corriere e apre il regalo mentre noi usciamo siamo nelle grane. Però da quello che ho capito sta andando a lavorare. Quindi ragazze, finiamo di mangiare, mettiamo un attimino in ordine e poi usciamo, ok? E poi dobbiamo rientrare perché stasera abbiamo una cena. A few moments later. Allora ragazze, lo vedi questo pacco, Vanessa? Quando tu mi hai guardata che c'era papà, io con gli occhi ti ho fatto capire di prenderlo e portarlo via. Perché il pacco era qui, mio padre era qui che apriva l'altro e quindi tu hai fatto così, io ero qui e l'ho nascosto. Perché praticamente cos'è successo, bambine? Papà stava uscendo per andare a lavorare, no, e mi ha ricitofonata e mi ha detto che c'erano questi pacchi. Allora io ho visto subito questo, l'ho preso prontamente, l'ho buttato sul divano e lui ha aperto gli altri due perché sono suoi, perché sta allestendo un appartamento. Adesso Anastasia, lo vuoi aprire tu? Sì. Ok. Però mi raccomando con cautela, perché altrimenti si potrebbe rompere, capito? Pensa se non è quello. Ah, infatti. Oltretutto il postino non ha nemmeno citofonato. Oh, cos'è? È questo, vediamo. Posso aprirlo? Sì, aprilo con cautela, anche Anastasia lo può. Non è questo. E se non è questo vuol dire che dovrà ancora. Sì, che è questo, sì che è questo. Vuol dire che dovrà ancora arrivare, ma secondo me è lui, Ma chi? Sì, sì. È lui? Vediamo. Che bello! Che bello! Vi piace? Sì, anche. È la collana con un cuore con su scritto I love you. Non devi aprirlo. Non aprirlo, amore, non aprirlo. Adesso lo rimettiamo? Adesso lo rimetti nella bustina e stasera glielo diamo, va bene? Ciao pacco. Poi facciamo, ma no, c'è già questo come pacchetto, che bello. Ascoltatemi bimbe, è quasi ora che usciamo di casa, va bene? Tra mezz'oretta usciamo, d'accordo? Okay. Avete mangiato, lavatevi i denti, che 5 minuti preparo. Fatto io. Come? Abbiamo già lavato i denti. Oh, è vero. Ah sì, è vero, ci credo solo perché papà vi ha regalato questi spazzolini e dentifricio da hotel, vero? In realtà non abbiamo usato quelli. Non li hai usati, no, quelli? No, l'altro. Ok, quelli lì li avete conservati? Io ho usato quelle là che te mi avevi regalato. Quando quello trasparente? Sì. Anche uno. Eh sì, perché io li ho portati apposta a casa dall'hotel della montagna. Allora, quanti ce n'era? Ne ho presi solo 2.
Non volevo poi. No, io ho visto uno, ne ho usato uno. Vabbè, fatto bene. Ah, quindi avete usato lo stesso? Perfetto. Quelli che vi ha regalato oggi papà, non apriteli, perché quando viaggiamo, e noi viaggiamo spesso, li usiamo. Ad esempio, quando prendiamo la nave per andare in Sardegna, utilizziamo quello la mattina per lavarci i denti. Cosa stai facendo? Vi ricordate il nostro video dove abbiamo fatto vedere la nostra gattanina della Sardegna? La nostra? Gatta. La gattanina, ti manca Nina. Stavamo per andare in Sardegna questo fine settimana, ma purtroppo non c'erano i voli. Io l'altra settimana non li ho fatti. Vabbè, papà mi aveva detto di fare. Però così, perché se non Caspar quanti giorni lo lasciamo a casa, poverino. Vabbè, ma la nostra vita non deve essere condizionata dal gatto, perché tanto c'è la nonna che viene qua tutti i giorni e gli dà da mangiare e lo coccola. Allora bambine, appena vi chiamo dovete correre giù perché è tardissimo. Vado a lavare due piatti e arrivo subito. Va bene. Ok? Sì. Vane, io lo voglio aprire. No, Anastasia, non farne di male papà. Dai, che te frega, tanto non succede niente. Vabbè, però nascondiamoci in bagno. Corriamo prima che arrivano. Vane, Vane! Vane, dai, io apro. Ma sei sicura? Non è che la mamma si arrabbia? Ma no, non vuol dire niente la mamma. Dai, proviamo. Vuoi la mano? Ah, sì, grazie. Mamma, guarda, sono staccata. No, non sapevo che non dovevi aprirla. E adesso cosa facciamo? Oddio, Anastasia, ritiriamolo subito, facciamo finta di niente. Dai, proviamo a fare vedere a mamma, però non, diciamogli di non arrabbiarsi. No. E va bene. Dai, ritiriamolo e facciamo finta di niente che dobbiamo uscire. Ok, bimbe, siete pronte? Sì. Anastasia, cosa succede? Tutto a posto? Sì, mamma. Ok, senti un po', non toccare il regalo mio e di papà, va bene? Perché sennò rischi di romperlo, ok? Sì. Vanessa, usciamo? Dai, ho finito di lavare i piatti, possiamo andare perché veramente si è fatto tardi anche oggi. Andiamo, eh? Ok, siamo finalmente uscite da casa. Anastasia, ti vedevo strana prima, tutto a posto? Tutto a posto? Sì. Avete litigato? No. Ah, perché voi litigate spesso e volentieri. Allora, adesso andiamo a prendere i pasticcini che avevo ordinato stamattina per la sorpresa a papà, insieme al regalino che è arrivato oggi, ok? Andiamo! Ok, i pasticcini presi, gnagnagnagnagnam. Adesso, cosa manca? Adesso bisogna andare a prendere da mangiare per Gasper. Tu cosa stai mangiando? Ti sei comprato i biscotti, come al solito, eh? Perché non ti è bastata la brioche e la Nutella che hai mangiato prima? I baci di dama. Andiamo a prendere il mangiare per Gasper e corriamo a casa a fare il pacchetto regalo per papà. Perché no? Hai detto no? No. No? Nessun pacchetto? Allora ragazzi, abbiamo fatto tardissimo. Sì, è inutile che ti nascondi che t'ho vista. Torniamo subito a casa. Ascoltatemi. C'è papà che ci aspetta a casa. Dobbiamo fare tutto senza che lui si accorga di niente, eh? Ok ragazze, siamo tornate a casa, ascoltatemi, dobbiamo fare subito il pacchetto a papà, perché papà è giù, che sta preparando per la cena. Ma no, vabbè, tanto il regalo c'è già. Ma cosa c'è già? Ma va, no, no, voglio fare il pacchetto, dai. Allora, tiralo fuori, aprilo. Cosa c'è? Tu. Che cosa mi dovete dire, scusate? No, niente. Anastasia, cosa mi devi dire? Anastasia? Cosa mi devi dire? Allora, però non ti arrabbiare. No. Cosa avete fatto? Si è rotto qui. Che cosa si è rotto? Vedi che si è spezzato. Ma che cosa si è spezzato? Vedi il cuore. Ma siete due oche. Perché? Ma siete due oche. Quel cuore lì è fatto apposta a spezzarsi. Perché una parte è mia e una parte di papà. Silenzio. Ok, allora facciamo così, sentite, visto che avete ragione voi, papà sarà un po' sale, rimettetelo nel sacchetto. Non avete rotto niente, pensavate di averlo rotto? Ma no, sono dei regali che si fanno appositamente per le coppie, quindi metà parte va all'uomo e metà parte va alla donna, ok? Quindi Vanessa, fai così, rimettilo nel sacchetto, che poi andiamo giù da papà e glielo diamo. Sì, sapete che... Eri preoccupata, ma scusami, fammi capire una cosa, io ti avevo detto di non toccarlo, perché l'hai toccato? Questo mi fa arrabbiare. Sì.
Lo volevi. E se si rompeva davvero? Salta, salta. Come che salti? Ragazzi. Che sapete che avevo comprato una pappa al gatto e poi vabbè la comprate ancora. Questo gatto è diventato cicciola che ha tutte queste pappe. Guardate. Cosa fai? Brava, fai il ponte. Bene, bravissima. Dai bambine, venite che c'è qua papà. Ma glielo dai tu? Ma non è mio quel regalino? Non dovrei darglielo io? Papà William, dove sei? Ciao papà William. Ciao. Allora, visto che oggi che giorno è il nostro? Anniversario. Che abbiamo fatto? Io ho fatto un pensierino insieme a Vanessa e Anastasia. Senti, io so che questo pensierino l'hanno un po' stoccato loro, sì, però. Però. Allora siete furbe? È un pensierino, che eh. Bello, ma è bellissimo. Facciamo vedere. Lo apro subito. Bravo. E anche per me, sia per me che per te. Perché non l'hai ancora aperto? No, non è per me allora. Sì, è per entrambi. È il nostro anniversario, una cosa per entrambi. Vediamo. Vediamo se lo capisce, papà William. Vedi? Si aggancia l'uno con l'altro e diventa un cuore. Sì. Guardate che bello. È stupendo. Ti piace? Quindi una parte va a me e una parte va a te. Esatto, vedi che l'hai capito, che per entrambi. E come si dice, papà William? Grazie. A me, sono qua, eh. Ah, grazie a te, non a loro. Ma, chi l'ha scelto? Con chi ti sei sposato, papà William? Chi l'ha scelto questa? La mamma. Allora la mamma merita un bacio. Merita un bacio la mamma. A te il nero o quello chiaro? No, a me quello chiaro. Sì, direi di sì. Va bene. Guardate, vediamo se ci sta bene. Hai visto Anastasia che non hai rotto niente? Hai capito adesso? Anastasia credeva di averlo rotto perché ecco, visto? Si era diviso in due. È perfetto. Che bello, sapevo bene. Sì, vediamo anche. È al contrario, ma fa niente. Vabbè, io lo metto dopo. Allora ragazzi, questo video finisce qua. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella e lasciate i pollicioni in su. Ciao! Ciao! Ciao.